Una cosa ci è mancata questa settimana, l'analisi ciclica dei livelli relativi a Bitcoin ed Ethereum, perché il lunedì, invece di fare la nostra classica analisi, abbiamo fatto quella che è un'analisi previsionale di lungo periodo relativamente a tutte le fasi che stanno incontrando i mercati delle criptovalute, quindi se questa fase di ribasso è una fase extra, diversa, abbiamo visto che non è così, e poi nel video finale di questa settimana andremo anche a vedere le previsioni di prezzo future, matematicamente, diciamo, previste, ecco, non da un punto di vista di trading, per quanto riguarda Bitcoin. Quindi spareremo un po' di numeri, ragazzi, e vi assicuro che resterete un po' stupiti, perché sono livelli e target assolutamente non presenti online. Ho visto tante previsioni, ma non così, soprattutto perché io utilizzo sempre metodologie di natura statistica, e quindi quello che esce fuori non è un'idea mia generale, ma è comunque una previsione derivata da strumenti di natura matematica. Però ci mancava questo video dell'analisi ciclica di Bitcoin, perché ci stiamo avvicinando a quella che è la scadenza di marzo, che da un punto di vista di analisi ciclica, se vi ricordate, vi avevo detto essere assolutamente importante. Quindi andiamo a guardare i grafici Bitcoin ed Ethereum oggi, vediamo dove siamo e che cosa sta succedendo. I mercati stanno reggendo? Assolutamente sì, il pericolo sta diminuendo. Vedremo in questo video. Bene ragazzi, allora siamo sui grafici. Oggi facciamo una cosa più aggressiva sui grafici, quindi più veloce veloce da un punto di vista grafico. Abbiamo di fronte Bitcoin contro UST di Bitfinex. Prezzi di Bitfinex, ragazzi, vi ingrandisco subito il grafico. Questa è la view che stiamo seguendo per quello che riguarda la fase ciclica in questione relativa a Bitcoin. Ci sono dei piccoli livelli che sono stati rotti per quanto riguarda questo tipo di mercato, ad esempio il livello della trend line, questa qui discendente, che se vi ricordate vi avevo detto essere assolutamente semi influente, perché era comunque una trend line che aveva un secondo massimo disegnato di poco conto, comunque in ogni caso, perché non aveva dato vita a grandi movimenti. Avevamo disegnato questo canale ribassista, ma non sono molto importanti le trend line nelle fasi laterali, ragazzi, ok? Nelle fasi laterali hanno molto più importanza i supporti e le resistenze di natura statica, quindi quelle orizzontali, per capirci. I livelli di analisi tecnica che dobbiamo monitorare per questa settimana, ma anche per la prossima, sono, intanto, da un punto di vista di grande importanza ciclica, c'è questo massimo. È un massimo a 42,80, quindi diciamo, indichiamolo come un massimo a 43, quindi 4.300, ragazzi. Scusate che io sono un po' semplificativo con i numeri. Chi fa trading da tanto tempo inizia poi a dare i numeri, come si suol dire, quindi a dettare numeri un po', diciamo, tagliando gli zeri e spostando le virgole. Allora, questo tipo di livello è molto importante. Se il mercato andrà a rompermi questo massimo, e probabilmente poi cercherà, insomma, la famosa resistenza a 4.400-4.600, a quel punto l'analisi ciclica che noi stiamo facendo, ragazzi, prende un'altra piega, ci dovremmo aggiornare. Resta la scadenza di fine marzo probabile, assolutamente sì, ma cambierebbero in quel caso i livelli magari di prezzo raggiungibili da un eventuale ribasso. È importante che il mercato vada, per una visione long, vada a rompermi queste 4.300. Se non ci riesce in questa fase, al momento non ci sta riuscendo, dobbiamo poi attenderci una fase ribassista. Qui avete disegnato la massima estensione possibile di questo ciclo. Accorciandosi i tempi, il mercato assume una view più rialzista. Quindi più i tempi si accorciano di questo ribasso, ragazzi, cosa significa? Che questa fase di trading range laterale rialzista piccolissima che sta facendo il mercato continua, magari fino al 25-26 di marzo, continua. Più continua questa fase e più i livelli possibili di un eventuale ribasso si accorciano. Certo è che dobbiamo sempre capire che Bitcoin ci abitua a volte a questi livelli di candele, cioè un meno 10% in un giorno, quindi ci bastano
due giorni per fare meno 30 nel caso del Bitcoin e nel caso delle altcoin anche di più. I livelli di prezzo vanno bene, però questi sono mercati estremamente volatili quando vogliono, in questa fase no, ma quando vogliono sono estremamente volatili. Da un punto di vista rialzista, 4.300 un livello importante, ma più sotto abbiamo un altro livello che è 4.100. 60, questi 4.200, definiamoli in questo modo. Una prima avvisaglia sarebbe la possibilità di veder superata questa soglia. Il mercato non sembra avere la forza di andare al di sopra di 4.200 ed è molto significativo da un punto di vista di analisi ciclica, perché se guardiamo le analisi sottostanti, questo dovrebbe essere un ciclo composto da tre sottocicli, in sostanza, perché un ciclo ternario sembrerebbe composto da questo tipo di cicli. Quindi, in sostanza, questo massimo che abbiamo visto a 4.200 dovrebbe mantenersi. Ecco, qui vi sto facendo a livello di previsione temporale che porterebbe, in questo caso non è proprio fine marzo, è il 2 aprile, ma sapete bene che non cambia niente. Da un punto di vista d'analisi tecnica, abbiamo detto sia i livelli al rialzo, guardiamo i livelli al ribasso, importantissimo, il livello intermedio, questo qui, che è un livello a circa 3.800-3.750 per l'estensione delle Schwab. Se questa visione ciclica ternaria dei sottocicli interni si dovesse mantenere, dovremmo avere una prima fase di bassista entro il 22-23 e poi la finale a conclusione di questo movimento. Vedremo questo se sarà rispettato. Attenzione alla media mobile a 50 periodi, la vedete in questo grafico, è la blu, questa qui, ok? Perché la media mobile a 50 periodi sta virando, intanto è girata rialzista, diventa un supporto per questo tipo di mercato in questo momento, sì. Attenzione a considerare un supporto in termini oggettivi, nel senso che non può essere rotto, perché le medie non sono supporti di questo tipo, sono supporti che di natura dinamica, il mercato gira intorno, ok ragazzi? Però se questa media va a rialzo e prende un trend rialzista, a quel punto il mercato girerà intorno a un trend rialzista, quindi sarebbe molto positivo. Ovviamente il Golden Cross è ancora molto molto distante, ce ne vuole un po', qualche mesetto. E vedremo poi, in ogni caso, se il mercato non romperà questi livelli di resistenza, il trend resterà laterale come quello che siamo abituati a vedere da dicembre del 2018. Da un punto di vista di analisi ciclica pura, abbiamo due livelli importanti di scadenze temporali. Uno è questo che vi ho detto tra pochissimi giorni, ma non dovrebbe essere molto importante. L'altro, quello appunto di fine marzo. Vedremo come si comporterà. Al momento, posizioni su questo tipo di mercato sono tutte neutrali, perché siamo nella fase centrale del ciclo, dove in sostanza il mercato non fa nulla. Solo rotture dei livelli di 4.200-4.300 e poi il famoso 4.300, ma anche dopo, già 4.300, la rottura di 4.300 indicherebbe che questa visione ciclica incomincia a scricchiolare, ragazzi. A quel punto dovremmo poi riaggiornarci e fare altri tipi di analisi. Resto della mia view per quanto riguarda la chiusura di questo ciclo entro fine mese di marzo, quantomeno per Bitcoin. Andiamo a vedere Ethereum, come sempre, che invece ci spiega un po' di più. Ci spiega un po' di più perché Ethereum è leggermente più equilibrata, si muove in maniera più consona all'analisi ciclica. Intanto vediamo questo tipo di analisi. Vi cancello un po' queste varie freccette. Allora, intanto Ethereum è rimasta al di sotto del livello del canale di bassista. Sapete che non li considero molto attendibili, li disegno giusto per, ragazzi, però se dovessi andare qui domani non cambia assolutamente niente, quindi non sono, le trend line non sono utilizzabili in maniera molto precisa per un trend laterale, insomma è un discorso complesso da fare su YouTube. Da un punto di vista di livelli di resistenza vi ho indicato 148 per quanto riguarda Ethereum, 148 è un livello importante intanto, e poi Ethereum c'è solo questa resistenza a 170, ma già il superamento con chiusura daily al di sopra di 148, magari sui 150-152 dollari,
mi indicherebbe comunque una fase ciclica tutto sommato rialzista anche per questo sottociclo, che andrebbe poi sulla sua naturale conclusione. Ancora una volta, qui ho segnato il 30 di marzo, ma abbiamo visto che può allargarsi tranquillamente anche ai primi di aprile. Ma ragazzi, e voi dovete sempre seguire i prezzi, quindi l'analisi previsionale indica una fase di tempo che potrebbe essere quella appunto di fine marzo, ma fine marzo può significare il 28, ma anche il 2-3 di aprile. Non è un'analisi al dettaglio perché tanto non assumiamo posizioni di trading guardando il tempo, ma ci rendiamo conto un po' della fase. Questa fase, se dovesse continuare questa fase di stallo, potrebbe essere una famosa fase di chiusura ciclica in barra di congestione. Sono delle eccezioni particolari, ma è in quel caso una fase comunque che io riterrei positiva da un punto di vista di mercato. Per quanto riguarda il primo supporto di Ethereum 128, supportone di Ethereum, ragazzi, la rottura di 128 me l'aspetto in fase di chiusura di questo ciclo, se dovesse essere confermata questa view che stiamo seguendo. Se dovesse essere confermata questa view, mi aspetto la rottura di 128 con l'allungamento. Io vi ho inserito qui fino a 112. Poi sapete, ragazzi, il mercato va dove vuole, come sempre, però da un punto di vista logico, se dovesse confermare questa view, mi sembrano livelli di resistenza più attendibili, sicuramente quelli di supporto e resistenza più attendibili sui quali ci può lavorare da un punto di vista di trading operativo. Questo è tutto per quanto riguarda i mercati di oggi. Vediamo cosa succederà. Bitcoin in sostanza sta facendo un mini trend rialzista perché fa minimi che sono rialzisti, però in realtà non riesce a fare massimi rialzisti, quindi in sostanza si è schiacciato. Questo tipo di movimento prelude in sostanza ad una esplosione di volatilità che potrebbe essere, di solito avviene al ribasso molto più facilmente intendo che la probabilità che avvenga un'esplosione di volatilità nei mercati istantanea è più tendente a quella ribassista, quindi di solito avviene più quando i mercati vanno in panico. Però nel caso delle cripto dobbiamo un pochettino ragionare su questa cosa perché i mercati delle cripto vengono anche da trend fortemente ribassisti, quindi nulla vieta che l'impulso di volatilità, di scoppio di volatilità possa essere magari il famoso superamento della resistenza a 4.400 dollari. Se avverrà questo, che io ovviamente prediligo, sarà tutto più bello. Però quando i mercati si schiacciano, un'informazione ce la danno. La fase di volatilità si riduce, ma attenzione perché prima della tempesta si ha sempre un po' di calma, un po' di quiete, e di solito quando la volatilità si schiaccia troppo, i mercati tendono poi ad enfatizzare qualsiasi tipo di movimento. Basta un minimo breakout di un livello ed esplode il panico sul mercato o l'euforia sul mercato. Movimenti possibili con grande velocità sembrerebbe al momento di no, ma questo discorso dello scoppio di volatilità deve mettervi il campanello di allarme in testa. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo probabilmente venerdì col prossimo video che concluderà le nostre previsioni relative a Bitcoin. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto lasciatemi i commenti, la vostra view relativa a Bitcoin. Cosa succede da qui a fine marzo? Che cosa potrà succedere? Perché è vero che stiamo facendo le analisi di lungo periodo, ma basiamoci anche su quello che ci serve poi per fare trading. Quali sono le vostre posizioni in essere e che cosa state facendo da qui a fine marzo? Ciao a tutti, ci vediamo venerdì.